i raccomandati? Romina, dai. Chi hai scelto tra i talenti? Un gruppo napoletano, sì. Bravissimo, in Napolitania si chiama. Emilio Coppola e i Napoletania! Eccoli! Ah, così si viene. Invece Paolo Belli, grande cantante, grande showman, poi noi abbiamo condiviso tutto, poi ne parliamo. Chi hai scelto? Caterina Soldati. Eccolo qua, Caterina Soldati, oh, sempre belle donne. E adesso avete visto i numeri, possiamo Giorgia? 894-424, vi ricordo ancora una volta il televoto, oppure con gli sms 48444, e vi ricordo soprattutto i codici, sì, per sì, televotare. Quindi abbiamo il codice 3 per i raccomandati di Romina Power, codice 4 per la raccomandata di Paolo Belli. Quindi via il televoto, adesso invitiamo via il televoto, invitiamo Paolo e la sua raccomandata a sedersi là nello sgabello, di là ti prego, e io grazie. Mi trattengo qua con Romina e Emilio Coppola, che immagino sia lui. È lui. Penso che mi chiami Emilio. In Napoletania, che perché in Napoletania? Beh, in effetti perché portiamo la canzone napoletana nel mondo e perché la canzone napoletana fa parte non solo della tradizione della nostra terra, ma fa parte della canzone perché è l'unica canzone che esista prima delle altre al mondo. Esatto. Nasce alla corte di Federico II di Svevia e quindi dalla canzone napoletana è nata la canzone italiana nel Novecento. Romina? E io per quello... Proprio per quello l'ho scelto, perché la canzone napoletana non rimane solo nei confini dell'Italia, ma ha varcato da tanti anni, è arrivata negli Stati Uniti ed è stata cantata da tutti i grandi interpreti internazionali. Addirittura, Romina, prima di iniziare volevo dire una cosa, scusate se sono prolisso. Durante le Olimpiadi di Anversa, la banda musicale, avendo smarrito la marcia reale italiana, non sapendo cosa intonare, sono O Sole Mio, tre parole, la vita. E allora... Due canzoni, Tubo fa l'americano e Era di maggio, ma intervallata da una poesia molto bella, ve lo dico perché l'ho vista in fase di prova, scritta proprio da Romina Power, una grande artista non solo nella musica ma anche nella poesia. Quindi votate numero 3 se gradite il numero di Emilio Coppola e in Napoletania, raccomandati da Romina Power, prego. Grazie, molte grazie, bravi. Ed ora vorrei dividere con voi qualcosa che ho scritto quando ero abbastanza piccola, neanche diciottenne, ed ha per titolo Una madre, un bambino, il tempo ed io. Un bambino gioca con i suoi amici, una madre gioca con il suo bambino. Il tempo gioca con la vita ed io gioco con i miei pensieri, spesso su di te. Un bambino perde i suoi amici quando diventa grande, una madre perde suo figlio quando diventa più grande. Il tempo perde il suo valore quando viene perso ed io perdo me stessa quando non ti trovo più. Un uomo è felice quando trova un vero amico,
Una madre è felice quando ritrova suo figlio. Il tempo è felice quando si vive intensamente. Ed io sono felice quando ti ricordi di me. Un uomo muore e lascia un amico con un ricordo. Una madre muore e lascia un figlio con un ricordo. Il tempo non muore mai, ma lascia troppi ricordi. E quando io morirò, lascerò il mio amore come un ricordo per te. E diceva, cara cara, cara mia lontana vai, tu m'lassa e con dall'ora chissà quando tornerai. Risponeva, io tornerai quando tornerò di rosa. Si tu c'era torna a maggio, pura maggio, io sono a qua. Torna maggio, torna amore, va da me, bello. Va da me, che lo che vuoi. Emidio Coppola, raccomandato da Romina Paola e Carina Politania, bravo, emozionante. Sono bravi, vero? Davvero? Hai scelto bene? Hai scelto benissimo, grazie. Accomodatevi Romina, Emidio. Okay, accomodatevi, adesso la volta di... che marinara casa vede stasera una luce sotto pura pare che stella so caduta a me.